Buongiorno, nuovo video e oggi vi parlo un po' delle ultime scoperte, o meglio di quelle più recenti perlomeno, di cui non vi ho ancora parlato. Allora, dove partiamo? Allora, partiamo da qua perché ho più tante cose. Allora, innanzitutto parto da questa maschera. Questa dove l'avevo presa? Bella domanda, non me lo ricordo neanche più. Comunque, Iper Soap forse, una delle ultime volte che ero andata, ma un bel po' di tempo fa. Me l'ho proprio dimenticata e quindi l'ho utilizzata, mi è piaciuta tantissimo. Tra l'altro, mi sa che farò ancora un'applicazione domani perché è ancora bella imbevuta, nonostante io l'abbia tenuta in posa più del tempo che c'è scritto qui, ovvero 20 minuti, ma l'ho tenuta mezz'ora. È una maschera idratante dell'acqua alle rose Roberts, insomma, celeberrima, maschera idratante intensiva studiata per pelli sensibili. Mi è piaciuta molto con estratto di rosa. Vabbè, sapete che io vado, ci vado a nozze. Di origine, quindi l'estratto di rosa è di origine 100% naturale, reidrata, nutre e ravviva la luminosità della pelle. Mi è piaciuta. Se la trovo online, vi lascio il link qua sotto. Buona maschera, buona maschera. Poi un po' di prodotti vari. Allora, questo che è un po' che non faccio il video sulle scoperte. Questo me l'aveva regalato Antonio, ma risale forse addirittura un mese fa. Ed è il latte struccante di Nuxe. Sapete che io amo molto questo brand francese. Questo è Viseocchi ai petali di rosa. Io ho utilizzato cioè, tutta la linea tranne questa. Ecco, l'acqua micellare ottima, il tonico è ottimo. Ma il latte non l'avevo mai provato, lo sto utilizzando, è estremamente confortevole sulla pelle, quindi lascia la pelle bella morbida. L'unica cosa che sugli occhi non la scusate, non la utilizzo e mi piace veramente molto e è per le pelli sensibili, quindi estremamente delicato. Mi piace proprio a volte, non tutte le sere, quando magari non ho voglia, acqua micellare, detergente e via. Quando invece ho più tempo e voglia, in genere quasi sempre, devo dire, mi piace utilizzare più step, e quindi utilizzare anche il latte detergente perché mi ammorbidisce proprio anche la pelle. E questo è ottimo. Ne ho anche un altro, anzi, ne ho altri due perché ne avevo accumulati un po' di novità. Questo è quello di Sien. Vi volevo poi fare il video con tutti i prodotti Sien che me l'avete richiesto. Questo è il latte detergente viso con avena bio che mi ha consigliato la Elisabetta, che saluto ovviamente, sempre lei, la regina della Lidl. E è veramente ottimo. È con avena bio, anche questo è estremamente delicato, quindi lo consiglio anche se avete una pelle sensibile. E è un prodotto biocertificato perché parliamo di Sien. Quando c'è scritto Sien Nature, mi stavo impappinando, possiamo andare sul sicuro, come diciamo, intendo proprio come inci. Sono 250 ml. Ogni tanto lo ritirano fuori, questi prodotti, non so se l'avete notato, ogni tanto, infatti l'avevo trovato e dopo che era uscito già la prima volta. E anche questo è ottimo. Sì, ho un po' di latte detergente, ma io li alterno, mi piace utilizzarli. E quindi poi una scoperta, un'ennesima scoperta sempre perché sempre latte detergente mi piacciono tanto perché sono proprio delle coccole, un po' come le mousse. Questo è dei provenzali bio ed è un po' una novità, o meglio, la formulazione è diversa, ma anche il pack è un po' cambiato. E questo è latte detergente biologico alla rosa moschetta. Questo l'avevo preso da Tigotà, anche questo da un bel po', per le pelli sensibili, perché io ho una pelle secca ma anche sensibile. E anche questo secondo me è ottimo perché lo sto provando e mi sta piacendo tantissimo. E quindi anche questo un bel prodotto. Poi, aspettate perché qui c'è un po' di tutto. Allora, ho comprato questo, anche questo è già da un po', che è della Venus, il Collagen Intensive. Arriva il video sulla skincare, non so, mi sono sporcata, sulla skincare dedicata, proprio una skincare al collagene. Arriva tutto, ci vuole un po' di tempo. E mi piace molto. Tra l'altro, questi sieri me l'aveva fatti scoprire la Steffi, regalandomene uno, ciao Stefi, regalandomene uno tempo fa. Ora non mi ricordo se era quella la vitamina C, perché adesso ne ho tre, quindi adesso, questo sono sicura che l'ho comprato io. Comunque, sono ottimi e costano sui
14-15, poi dipende dove li trovate. Questo l'avevo preso, se non erro, in un Ipersup. Sì. Poi adesso arriva poi tutta una cosa che adesso vi racconto. Vabbè, su questo vado veloce perché sapete che è una novità, ma praticamente sono già a metà. Sto parlando di Belay. Belay è una linea esclusiva di Amazon, proprio di Amazon di proprietà, e me l'ha consigliata sempre lei, come ti chiami? Non me lo ricordo mai, quindi niente, ti chiedo scusa. Poi lo imparerò il tuo nome. Aiuto, ho qualcosa in un occhio. Allora, questo è il Cleansing Mousse for Normal Skin. La formula è svizzera, è una mousse, una crema estremamente detergente, quindi estremamente morbida, delicata. Vi lascia la pelle soffice, morbida e luminosa. Pazzesco, e costa 6-7 euro. L'avete visto, ma vi lascio qua sotto il link. Poi un'altra maschera idratante che ho utilizzato è questa di Florena, che è un po' una novità anche questa. Che a Genova non l'ho vista da nessuna parte, ma io l'avevo presa all'Esselunga, me lo ricordo ancora, Lidorica Maiora a fine gennaio. Questa è una linea skincare fermentata, perché infatti ci sono, c'è anche un siero che mi interessa molto. Adesso vedo un po' se magari lo prenderò poi in là online, volevo dire, insomma, sì. Maschera idratante viso naturale con camiglia. Allora, questa mi ha colpito perché io non avevo capito che era fatta così, cioè non pensavo fosse in tessuto, sì, tessuto. Invece era in crema e quindi mi sono esaltata, non perché non mi piacciono quelle in tessuto, ma quelle in crema mi piacciono tantissimo e mi è piaciuta un sacco. Era una monodose, sì, perché comunque 8 ml, però insomma ce n'era tanta. Una bella crema, mi è piaciuto tantissimo, mi ha lasciato la pelle molto bella idratata, luminosa e buona, certificata ICEA. Con camelia fermentata, anche la camelia viene molto utilizzata nella cosmesi, e olio di oliva. Mi è piaciuta, quindi se avete una pelle normale, secca, ve la consiglio. Poi abbiamo tutto l'angolo Lab Care, di cui vi voglio parlare, ma prima vi devo parlare assolutamente, prima di Lab Care e di Habibi, vi faccio vedere anche la Beauty Box. Vi volevo assolutamente parlare di questo siero. Questo me l'ha regalato Antonio un giorno che siamo andati a Chiavari, di Face Deep, da Pinaldi l'abbiamo acquistato, e me lo ricordo perché ovviamente Pinaldi a Genova non c'è. E questo è il Pure Peel AA, vabbè, non so come si pronunci, Solution. Comunque è un siero con acido glicolico che esfolia la pelle. Io lo utilizzo non sempre, ovviamente, bisogna insomma darci anche un po' knockout, però insomma utilizzarlo con estrema cautela, quindi non proprio tutte le sere, però alternata, una sera sì, una sera no. Mi piace tantissimo, ora ve lo mostro. Tra l'altro è vegano, nel caso vi interessasse, non è testato sugli animali, ma è una bella azienda Face Deep, di cui ho provato giusto due o tre prodotti. Contiene appunto il complesso glicolico e riesce quindi col tempo, ovviamente in un utilizzo costante, a uniformare l'incarnato, quindi insomma esfoliando, rinnovando la pelle. È un bel prodottino, ha anche un costo contenuto, mi sembra 25-29, una cosa del genere. Anche di questo vi lascio il link. L'ho usato ancora poco, vedete, cioè l'ho già utilizzato al suo contagocce, ne basta ovviamente poco e mi sto trovando molto bene. Vediamo poi come prosegue il trattamento. È un trattamento, tanto una di voi mi ha... Ah, c'era anche un campioncino, non l'avevo visto. Una di voi mi aveva scritto su Direct, cioè su Instagram, se utilizzavo qualche prodotto all'acido glicolico. Io tempo fa le avevo detto no, guarda, assolutamente no, non mi è mai capitato. E c'è anche l'Anti-Pollution Firming Cream di Face Deep. Bene, la proverò, non l'avevo neanche vista, pensate un po'. E questa ce l'ho già da almeno più di un mese, perché eravamo andati a pranzo un sabato a Cavi di Lavagna e poi al pomeriggio eravamo andati a Chiavari, proprio tra i negozi, che lì è proprio bellissimo, ve lo consiglio. Poi passiamo a Lab Care. Lab Care sapete che è un'azienda genovese che mi manda sempre i prodotti e io li compro anche, quindi non solo... Mi è capitato anche che anche qualcuno di voi me li ha regalati, ovvero la Stefi, sempre lei. Lab Care, questo è un, in realtà questa è una riscoperta, loro me l'hanno inviato, ma io lo sto già utilizzando, caso strano, un latte tonico micellare, due in uno, ma sapete che io non rinuncio all'azione del tonico che mi piace proprio tanto sulla pelle, ma comunque, a parte questo, è un
un ottimo detergente delicato, oggi ho dei problemi a parlare. Viso, occhi e labbra. Vabbè, come sempre, occhi no. Mi piace tanto, come vedete, questo è nuovo, sigillato, mi è arrivato l'altro giorno e io infatti ho in bagno l'altro. E arriva la skincare routine targata Lab Care. C'è qualcosa che perde? Sì, ebbene sì. Ebbene sì, vediamo di non fare guai qui. E adesso lo scopriremo. Va bene. Poi l'altro prodotto è un prodotto che fa parte della linea fantastica, che è la Oro, di cui sapete che utilizzo già il siero, che è l'olietto. Questo è l'Oro Fluido Corpo Anti-Age Elasticizzante Illuminante. Ve ne voglio parlare perché sono proprio delle scoperte recentissime, mi sono arrivate proprio l'altro giorno. L'ho fatto vedere su Instagram. Quindi l'ho proprio provato un po' così, cioè, infatti non è proprio questa non è una recensione ovviamente. E il prodotto è questo, è molto particolare, soprattutto d'estate questo sarà fantastico. Quindi dopo una giornata di mare, di sole, lo applichiamo e andiamo a prenderci l'aperitivo sulla spiaggia e brilliamo. Quindi nutre, elasticizza la pelle e sì, è tutto un ticcio, diciamo, perché l'ho tolto, che sto facendo un po' di guai. E ok, lo richiudiamo, lo mettiamo dentro la sua scatola e ora vi faccio vedere com'è. E secondo me proprio sul corpo, sul décolleté, sulle braccia, le spalle, se avete un vestito, insomma, io già, no? Spero, sto già, no? Pensando all'estate. Ora, questo è come si è spruzzato. Poi aspettate, patatatata, e lo spargete bene e insomma l'effetto è veramente piacevole. Forse non si vede tanto dalla fotocamera, ma qui si vede. Bel prodotto. Poi mi hanno mandato un autoabbronzante fantastico e lo Sun autoabbronzante progressivo. Quindi più lo utilizzate, più vi abbronzate. Ed è questo piccolino. Mi piace che sia piccolo perché poi questi prodotti purtroppo scadono. È un 40 ml. Ma non è finita perché vi volevo far vedere assolutamente la crema contorno occhi che sto anche utilizzando, sempre loro, che è sempre la linea Oro. La crema viso credo di avervela fatta vedere, è anti-age, anche questa mi piace tanto e soprattutto la utilizzo al mattino, a dire il vero, perché illumina, è una cremina che illumina lo sguardo e mi piace veramente tanto. Vedete com'è? Ha una texture morbidissima e mi piace un sacco. Poi andiamo avanti con, penso di avervi fatto vedere tutto quello che vi volevo far vedere. Passiamo ad Abibi. Allora, ho deciso di iscrivermi. Ho ricevuto la prima box di Abibi a 19,90. Non so se continuerò, forse no, perché io avevo letto che c'era scritto: se prendi questa box, ti arriva anche quella di febbraio. Quella di febbraio mi interessava particolarmente perché c'era non si era la vitamina C. Comunque, fatta breve, arriva solo facendo la breve, è arrivata solo questa, che è quella di marzo, e che non è secondo me nulla di che, e quindi penso proprio che non continuerò. Quindi mi hanno chiamato dal servizio clienti, ma allora non continua, no, non, cioè, mi dispiace perché l'ho interessata quella di febbraio, scusate, però non mi è arrivata. Pensavo di sì, no, gli arriva con quella di aprile, ma non lo so, pensavo di no. Allora, è molto carina l'idea, mi piace la scatola, è molto carina quando l'aprite, c'è poi una sorta di magazine, fatto anche molto bene, devo dire. Con ovviamente tutti i prodotti, i contenuti, ma anche delle idee su come utilizzarli. Ma è fatto benissimo, davvero, davvero. Sapete che sono sincera e onesta. La cosa più bella di tutta la box è la busta, come si chiama? Il sacchetto di cotone. È bellissimo, veramente stupendo, la sacca questa di cotone. È veramente fatta molto bene, tutta con queste scritte, con queste bellissime immagini, questi colori belli, insomma, questa è veramente bella. Il contenuto, no, adesso vi racconto. Allora, questa, appunto, come vi ho detto, l'ho pagata 19,90, in realtà costerebbe 24, però vabbè, c'era un'offerta.
Intanto un codice sconto se vi interessa lo potete trovare qua sotto nel caso poi siate interessate. E cosa conteneva? Conteneva dei prodotti, ora vi dico anche i prezzi perché qua c'erano scritti. Valeva più di 100 euro questa box. Allora, sicuramente sarà così, eh. Ma non mi ha convinto per niente. Allora, innanzitutto c'era questo prodotto che è vero che costa molto. È un prodotto che di Chemist, The Chemist, Skin Chemist, mi sembra che si chiami, sì, Skin Chemist London Rose Quartz Youth Defense Lip Plump. Allora, è un gloss che rimpolpa le labbra. Questo ha un costo di... Dov'è che c'è scritto? Io ho visto i prezzi. Comunque costa parecchio. Anzi, il prezzo che c'è qui... Ecco, sì, aspettate. Qui c'è scritto che costa 36, ma io l'ho visto addirittura 50 euro online. Comunque, vabbè, lo devo provare bene, però insomma, non l'avrei mai comprato. Non è che mi interessi molto una cosa del genere, ma vabbè, diciamo che potrebbe anche essere interessante. No, ma diciamo che le beauty box non fanno per me, perché io preferisco comprare i prodotti che mi interessano. Ecco, insomma. Poi... Ci sono ancora tre prodotti, in tutto erano quattro. Allora, due prodotti di questo Mario Lorenzin che assolutamente non conosco e quindi questi due che sono. Uno shampoo organico, natural shampoo per insomma, bellezza per capelli belli, bla 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 bla. Shampoo organico, piccolino, però vabbè, insomma. Sono no, 100 ml, mi sembra molto più piccolo. Questo costa 14, invece l'olio capelli costa 30. Questo è olio capelli che si chiama Incanto, non l'ho ancora aperto come potete vedere, ma lo possiamo aprire tranquillamente se riesco. Non conoscevo questo marchio, comunque sicuramente proverò i prodotti. Ecco, questo è l'olio capelli. Vabbè. Il quarto, scusate, ultimo prodotto è di Monoskin, che ho già sentito. Questo è il gel per il corpo, sono 180 ml, questo vale 25 euro. E questo Instant Vitality Gel, un gel per il corpo con aloe vera e un complesso minerale, questo va bene, sì, questo l'ho anche provato, anche per l'estate soprattutto, perché è molto fresco, però... Nel complesso non mi è piaciuta, ecco. Quindi fatemi sapere se l'avete ricevuta, se avete proprio l'abbonamento, se vi interessa, c'è il mio codice sconto qua sotto e ci vediamo presto.